Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliani, nuovo video targato iPhoneItalia.com. Andiamo a vedere un po' meglio le novità di Apple Watch dopo il primo video che abbiamo fatto dimostrativo. Ok, allora innanzitutto partiamo dalle fotografie. Vi dico subito che ho trovato la soluzione per aggiungere le fotografie alla Watch Face, come era stato promesso insomma alla conferenza. Bisogna recarsi in foto, andare a prendere una delle fotografie disponibili, quindi una di quelle che vogliamo appunto scegliere per il nostro Apple Watch. In questo caso non so quale andare a scegliere perché ancora non me le ha caricate tutte, però scegliamo magari questa, così giusto una prova. Una volta scaricata la foto possiamo fare il tocco col Force Touch, andare a creare Create Watch Face e in questo modo avremo una watch face personalizzata. Quindi per quanto riguarda le watch face siamo riusciti a far funzionare la cosa, possiamo anche personalizzarla, quindi andare a ingrandirla, diminuirla oppure andare a scegliere anche dalla watch face poi le foto da selezionare una volta che avremo selezionato insomma la foto che vorremo utilizzare. Molto interessante comunque anche l'idea del time lapse, davvero davvero molto carina. Va bene ragazzi, con questo video noi abbiamo terminato, io vi ringrazio per aver seguito questo video, noi ci rivediamo con i prossimi video su Apple Watch, sulle cose che sono cambiate. Da Francesco Siciliani è tutto. Tutto, a presto!